porto i saluti della nostra amministrazione, del sindaco. Quando i vostri figli sono accompagnati dai direttori sportivi, dai tecnici, sono in buone mani, perché oggigiorno con tutto quello che succede, i figli, io avrei piacere che i miei figli fossero sempre seguiti da gente che fa sport, da gente che pratica veramente delle discipline che possono portare anche i giovani a ricoprire i ruoli importanti nella società. Sono molto contenta che gli atleti entrano a far parte del gruppo del Calabria, nel mentre io ringrazio moltissimo il presidente Tavani, i vicepresidenti, tutti i collaboratori, perché avere una squadra oggi come oggi è molto qualificato, soprattutto anche dal punto di vista economico, e quindi ringrazio anche molto gli sport. Quindi tanti auguri a tutti e tanti ringraziamenti a coloro che vivono questo sport. E non tanto le vittorie, però ci sono state un paio di vittorie e dei piazzamenti, anche 4 volte al secondo posto, 2 volte al terzo posto. Un grande applausi. Poi Riccardo Cavarzan, io li farei rimanere qua, tutti. Riccardo Cavarzan. Mattia De Bortoli, c'è un altro di Mattia, di cognome fa Ciao Bello. Mi fa sorridere Cristian Michelin. Continuiamo con Giulio Torresan. E Massimiliano Zanatta. Questo è anche il nonno Giuliano Zanatta, che si è fatto compagnia quest'oggi al nipotino, che si inserisce insomma in un contesto nel quale Giuliano Zanatta, con una parentesi, è stato protagonista per tanti anni con la sua azienda ad aiutare il mondo del ciclismo assieme. Questo mio discorso è... I 9 decimi della squadra sono nuovi, l'unico vecchio, tra virgolette, il biondino là, ecco Riccardo, è importante una cosa, siamo riusciti insieme ad Alice e a David. Alice e David, venite qua tutti e due, perché David ha già il progetto, no? Studiando ancora, quindi fra poco ce ne saranno altri due, insomma due a darti, come dire, a aiutarti in questo lavoro, che non è per nulla semplice. Sì, infatti dicevo, il lavoro che abbiamo fatto assieme, di crescita, di proseguimento, della tradizione veloce, ne avevo molto per una, perché se non cominciamo i giovani non riusciamo a diventare vecchi. Cominciamo dalla base. Importante è una cosa, abbiamo 2 ragazzi che tra l'altro, dico sempre, sono usciti dalla nostra società, tengono, usciti, cresciuti nella nostra società, hanno cambiato forse un attimino la mentalità e il modo di vedere il ciclismo, e adesso si dedicano agli altri, che non è una cosa da poco. Facciamo un applauso. Una strada importante anche come Umberto Baratto. Nicola Vettorata, è corretto? Voi due subito dietro, primi 10, no? C'eravate anche qui. Ancora Daniel Vettoretto. Questo per quanto riguarda il gruppo degli esordienti al primo anno. Completiamo questo raggruppamento anche con la fascia secondo anno, dove troviamo Samuele Daltoè.
Oggi abbiamo tutto controllato, proprio là di rispetto a noi, e abbiamo controllato bene. Elia Memola! Paolo Vendramini! Come già ho detto poco fa, Giuliano Vendramini guida, sarà la squadra esordiente per la stagione prossima. Allora, quello che volevo dire è di te per fare gli auguri ai tre ragazzi che passano allievi il prossimo anno, che sia per loro categoria nuova, esperienza nuova, che sia una buona stagione. E dopo vorrei anche ringraziare in modo particolare tutte le famiglie che mi hanno dato una mano, ci sono venuti incontro. Grazie anche al fratello. Vicino ai ragazzi fa sempre bene. Ringrazio a tutti perché sono stati veramente. Squadra dunque che si rinnova ed è così per quanto riguarda. Ho preso termine. Andremo a tesserare Lorenzo Marcon del Fonzaso, Riccardo Conte del US Postioma e Doro Damiano dei Diavoli del Montello. Ne escono tre e ne abbiamo rimpiazzati tre. Che ti lascia il nostro argomento dell'uno per approvare a Cavallo del Tomba, auguri in bocca al lupo, che questa nuova esperienza possa essere fornire dei risultati importanti. Sono contento che siate venuti numerosi, spero che i ragazzini siano felici, quei piccolini, del piccolo dono che abbiamo fatto loro. Ringrazio le persone che ci danno una mano, sia economicamente che quelle che dedicano il proprio tempo. Remo, Giuliano, David, Ladice, Giacomo Regni, che oggi non c'è. Tutti quanti quelli che ci aiutano, perché, ripeto, 90 soli non ce la facciamo. Abbiamo bisogno di tutti voi. Grazie e ci troviamo a marzo quando riapriamo, anche se noi non ci fermiamo mai, vero Giuliano? A marzo riapriremo la stagione 2018. Grazie a tutti e arrivederci. Questo maggio è un po' come dire un ringraziamento per l'impegno che sta dimostrando nella preparazione. Ma quando ci saranno gli esami, quando andare le fasi successive, vedi? Per promuovere il ricordo. Ha fatto tanto per il ciclismo, farà tanto ancora per il ciclismo, e che è diciamo un piccolo, anzi un grande fuori classe del suo campo. Sì, è un grande speaker. È una persona che fa una bellissima trasmissione, l'unica trasmissione sul ciclismo che possiamo vedere e che si interessa del ciclismo locale, e sei tu, Mario.